Avvengono a volte cose letteralmente straordinarie. Semplicemente succedono e dopo che sono successe, niente è più come prima. Noi siamo qui per raccontarvene addirittura due in una volta sola. Due fatti incredibili, irripetibili che, come se non bastasse, sono avvenuti contemporaneamente a pochi metri l'uno dall'altro. Il dove è New York, il quando invece è il 2 marzo 1959, un lunedì per la precisione, giorno lavorativo, forse il più odiato fra i giorni lavorativi, ma tant'è. Comunque, per farla breve, le cose andarono esattamente così. Era un pomeriggio come tutti i pomeriggi, ma più morto del solito. Cargan, il capo cronista, uscì dal suo ufficio privato e si avvicinò a noi. Qualcuno di voi ragazzi conosce Barney Welch? C'è un tizio giù al locale che dice di essere un marziano. Prima di un incontro di basket, i giocatori si riscaldano. Per i musicisti jazz, un buon blues è da sempre il modo migliore per ritrovare agilità di mani e orecchie. Tutto era pronto. Un cenno d'intesa e Davis, Coltrane, Adderley, Kelly, Chambers e Cobb cominciarono a scrivere, ancora inconsapevoli, una pagina di storia della musica. Sempre più preoccupata, così aspettai che si fosse allontanato prima di chiedere dentro questo corpo. Volete dire che, ma certo, questo non sono io, questo corpo in cui mi trovo, non penserete che i marziani siano esattamente simili ai terrestri. Io sono alto un metro, il mio peso sulla terra sarebbe di una decina di chilogrammi, ho quattro braccia e mani con sei dita. Questo corpo mi fa paura, non lo capisco. Miles voleva la massima spontaneità possibile. Come detto, gli spartiti in possesso dei musicisti erano a dir poco minimali. Anche ripiegati male, potevano stare comodamente tutti in un pacchetto di sigarette. Inoltre, sopra c'erano delle scale, non accordi, scale. Se necessario, Miles aggiungeva, sempre con la massima parsimonia, qualche indicazione a voce, a volte addirittura piombando alle spalle dei musicisti a registrazione già iniziata, cose tipo suona due strofe, oppure tocca a te.